Non so come leggere questo come ultimo partecipante rappresentante delle banche, speriamo che sia qualcosa di positivo, non di negativo. Saluto anche, vi porto saluti di qualche collega qui presente in sala, qualcuno che è collegato. Voglio dirvi alcune cose, ho preso molti appunti. Stimolante il vostro intervento, non so mai in che categoria pormi, se il giovane vecchio, il vecchio giovane, però sta di fatto che l'intenzione che voglio passare è quello di celebrare questo momento di festa, oggi un giorno importante da celebrare in questa location meravigliosa. Penso che sia ormai scontato e ovvio dire che la sostenibilità per il modello economico sia qualcosa di basilare, di fondamentale. È qualcosa però a cui voglio fare un po' la campana stonata, permettimelo Presidente, è bello da raccontare nei convegni ma molto difficile da far entrare nella vita quotidiana e nel pratico. Tutti parlano di sostenibilità, tutti parlano di transizione economica, ambientale, sociale, innovazione, ma non si è mai pronti fino in fondo. Ecco, quello che vorrei portare al valore di tutti è che dobbiamo insieme mettere a terra il più rapidamente possibile questi concetti, e la cittadella può andare in questa direzione, può essere fattore proponente, propositivo per far sì che ciò accada. Altro dato che vorrei dare è che questo possiamo farlo solo se saremo tutti quanti insieme, tutti portatori di interessi, per cui dalla politica alle associazioni, all'università, alle imprese, a tutte le persone che possono dire qualcosa, comprese ovviamente le banche, devono fare di più, devono fare meglio e devono fare questa cosa insieme. Dove vedo un piccolo elemento di disturbo? L'elemento potrebbe essere questo. Noi abbiamo grandi idee, è un bellissimo progetto, ma ha bisogno di grande pragmatismo. Il pragmatismo a cui mi riferisco è il pragmatismo che identifica un pensiero comune, condiviso da tutti, un obiettivo certo, quantificato e misurabile, un percorso ben chiaro con tappe di monitoraggio, che possono dire siamo arrivati là in questo tempo con questo successo. Se sapremo fare questo, secondo me faremo il successo di Brescia, il successo delle nostre imprese, del nostro territorio, e chiudo dicendo con l'attenzione agli ultimi, quelli che in questo percorso purtroppo magari hanno qualche difficoltà e vivranno qualche difficoltà in un prossimo futuro. Non bisogna dimenticare coloro che purtroppo resteranno indietro, e purtroppo ci saranno queste persone. Dunque in bocca al lupo a tutti, grazie, complimenti, grande anniversario e una buona giornata.